Salve popolo di YouTube, sempre Shion qua, sempre sfida tra packaging. Io sono sempre NeoGeo82 e qui mettiamo a confronto ancora i packaging o le scatole o come volete chiamarle dei giochi di Sonic. L'altra volta ho fatto il confronto tra le varie tra tre giochi di tre generazioni diverse di Sonic, cioè Sonic il primo per Mega Drive, 16 bit, Sonic Adventure per Dreamcast e il Sonic Generation per Xbox 360. Stavolta invece concentriamoci più sui Sonic 16 bit. Allora, qui abbiamo una piccola collezione, no, scusate, una piccola collezione di Sonic 16 bit. Non è completa perché mancano appunto Sonic & Knuckles, Sonic Spinball e Sonic 3D. Però intanto adesso io mi concentro più sulla serie originale di Sonic, in questo caso versioni PAL, perché sono tutte le versioni europee. Allora, iniziamo subito. Questa di questa ne abbiamo parlato già nello scorso video, quello dove ho messo appunto in relazione con gli altri giochi di Sonic, Sonic Adventure e via dicendo. Riassumo brevemente, quindi qui abbiamo, io l'avevo detto che era comunque una confezione bella, però abbastanza apprezzabile, però un po' anonima perché mette il personaggio così al centro e lo lascia in questo limbo, in questo sfondo un po' bianchiccio, un po' beige, che ricorda un po' un quaderno, no? Con degli scarabocchi e dei mostri, o comunque mostri, comunque dei personaggi disegnati quasi semi-invisibili, insomma, quasi trasparenti. Metteva al centro Sonic, però era un po' anonima. Passiamo al seguito, Sonic 2. Qui le cose cambiano. Questa confezione a me piace molto e devo dire che, scusate, mi è scivolata. Questa confezione devo dire che mi piace molto, la considero molto epica e forse è la migliore delle confezioni di Sonic 16 bit. Prima di tutto, Sonic 2, come sapete, vede l'introduzione del nuovo personaggio che è Tails. Infatti è presente qui, tutto bello, tranquillo, con le sue due code, il suo sguardo curioso, qui. E poi abbiamo Sonic, sempre supponente, sempre nella sua posizione di sfida, braccia conserte, con questo sguardo così molto di sfida, appunto, e il sorriso da una parte, che è molto il suo sorrisetto così, che è molto caratteristico. E dietro abbiamo sto fantastico 2 gigante, fatto a quadretti, come vedete, ci sono fatto con i quadretti della terra di Sonic, perché voi sapete che nei giochi di Sonic la terra dove Sonic comunque mette i piedi è fatta a quadretti, non si capisce perché, però è fatta così. Addirittura ci sono, se guardate bene, ci sono dei pezzi, sembra, insomma, non si capisce bene, delle briciole, insomma, come se questo 2 fosse stato tipo, appunto, fosse appunto fatto di terra, no? Preso dalla terra, preso da, se fosse un blocco di terra, preso e modellato in modo da fare un 2, chiamiamolo così. E dietro abbiamo il dottor Eggman, questo il faccione del dottor Eggman che digrigna i denti in questa espressione di rabbia. Purtroppo è tagliata dal logo Mega Drive, vabbè, pazienza. Comunque poi abbiamo la manona, appunto, di Eggman, che tiene questo 2 in questa maniera così rabbiosa. Molto bella, molto epica, secondo me restituisce un certo, appunto, dentro, una certa epicità al gioco. Lo presenta molto bene. Il solito frame qua in basso dei giochi Mega Drive con il titolo di Sonic, che ha questo bordo arancione che riprende un po' i colori della copertina, perché vedete c'è questo rosso e questo giallo che ritornano più volte, quindi è un po' l'arancione, sembra un po' una summa di tutti questi colori. Infatti anche la scritta The Hedgehog è scritta in rosso. E poi abbiamo questa cosa, che è l'unica cosa che non mi piace, questo frame, insomma questa cornice a quadrettini, che non si capisce bene perché ci sia, cosa ci stia a fare. Forse magari se non ci fosse avrebbe, boh, questo disegno avrebbe dei, gli mancherebbe un contorno, insomma forse aveva bisogno questa sorta di copertina, questa copertina aveva bisogno di una cornice, ma però farla così con questi quadretti mi sembra un po', boh, ridicola. Dietro nulla di strano, abbiamo la cosa standard, insomma il retro standard di tutti i giochi Mega Drive, almeno di prima generazione,
con i quattro screenshot e le sinossi o insomma trame o come volete chiamare le presentazioni del gioco scritte in varie lingue in modo completamente vaneggiante e grammaticato, come sappiamo sempre. E non perdiamo altro tempo e passiamo subito a Sonic 3. Come ho detto, stiamo parlando di versioni europee e questa, se non ricordo male, dovrebbe essere la versione questa versione europea dovrebbe avere una copertina diversa almeno dalla, dalla versione statunitense, mentre le altre più o meno mi sembra che in US, negli Stati Uniti, siano uscite Sonic 1 e Sonic 2 siano usciti con la stessa copertina, mentre qui cioè in Giappone ovviamente la copertina è una copertina diversa in tutti, se non ricordo male. In ogni caso negli Stati Uniti la copertina è diversa dalla versione PAL, e devo dire che quella degli Stati Uniti, che adesso qui non ho, è comunque molto più bella di questa versione qui. È un po' allora, innanzitutto abbiamo i giochi Mega Drive. A un certo punto le confezioni hanno smesso di avere questo frame sotto, no, come ho detto prima, questa rientranza qui del nero, e sono partiti con sto blu e hanno fatto sti frame blu bruttissimi, ho scritto Mega Drive qui di fianco con sto sigla qui che inquadrano i giochi, guardano le copertine, infilano dentro sta cosa blu e non si capisce bene quale sia il quale giovamento ha. Insomma, qui avevamo il logo Mega Drive che si tagliava in due, dava fastidio all'artwork, però almeno era bello da vedere. Qui invece abbiamo queste scrittacce qua. Iniziamo dallo sfondo. Sfondo è un livello del gioco. Se non ricordo male si chiama Carnival Zone, così proprio preso e messo lì, cioè come se avessero fotografato, no, il livello del gioco, messo lì. In realtà è disegnato, però l'effetto è quello, cioè si vede una piattaforma, due cose, insomma, anzi non si capisce bene cosa ci sia dietro, un'impalcatura, ok. Poi abbiamo sto artwork di Sonic che ci viene sparato addosso, fa tre così con la mano, perché Sonic 3. C'è bisogno che faccia Sonic 3 così? C'è già scritto un 3 gigante qua dietro. E poi è strano perché non si capisce come si integra bene con lo sfondo, perché sembra un po', non si capisce dove inizia Sonic e dove finisce lo sfondo. Non so, guardate qui, sembra che sia una parte integrante dello sfondo attaccato e appiccicato lì, non c'è uno stacco. Vedete, qui ci sono, per dire, ci sono più piani, perché prendiamo questa qui, torniamo qui, ci sono più piani, no? Abbiamo il piano qui davanti con Sonic e Tails, e dietro abbiamo il 2, poi dietro ancora abbiamo Eggman, qui ci sono tre piani, una certa profondità. Invece no, qui invece è tutto spiattellato qua, come se fosse tutto dei pezzi di carta, un collage, scusate, ho mosso tutto, comunque dei pezzi di carta appiccicati, anzi non appiccicati, messi sopra uno all'altro. Infatti anche qui guardate, la scritta Sonic, riprendiamo Sonic e il 3, allora il 3 è dietro, la scritta Sonic taglia il 3, lo copre, e in più abbiamo il 3 di Sonic, l'ho fatto con la mano di Sonic, sopra, è un casino, insomma, è un casotto, insomma, è tutto troppo, troppo confusionario, non c'è profondità, non c'è niente, tutto spiccicato così 2D. E poi qui abbiamo questo che è il tocco di classe, secondo me, un disegno di Knuckles orrendo, più brutto non lo potevano fare, il povero Knuckles, che ricordiamo è il personaggio che viene introdotto in Sonic 3. Il povero Knuckles, però poveretto, nella versione europea viene rappresentato in questa maniera orrenda. Il retro invece direi che è molto molto meglio, è un retro molto più bello, non ha niente a che fare con l'anonimo, no, del classico Mega Drive, dei vecchi giochi Mega Drive, che erano più dinamici, avevano sto frame bruttissimo blu qua dietro, ma almeno i retro erano fatti un pochettino più fantasiosi. Abbiamo sempre quattro screenshot molto grandi, invece qui come sappiamo sono piccolissimi, bisogna guardare qua niente ingrandimento, qui invece sono molto grandi. Lo sfondo che non ci permette di leggere le parole, ma forse anche meglio, perché sapendo come scrive Siga in queste confezioni forse è meglio non leggere. Comunque lo sfondo molto bello, comunque anche qui riprende un po' un altro livello, più che un livello di Sonic 3 mi ricorda l'Oil Zone di Sonic 2, comunque questo giallo, questi tubi.
Allora, il logo Sonic 3, qui anche ancora c'è sto Sonic che copre il 3, vabbè, ma pazienza, è comunque molto chiaro. La scelta degli screenshot mi lascia un po' perplesso, il titolo, perché sappiamo che Sonic 3 si vede da qui, si vede dal fianco perché c'è scritto, perché dietro come screenshot che ne hai 4 mi devi mettere il titolo, cioè lo so che Sonic 3 non c'è bisogno che mi metti il titolo nello screenshot, però dopo abbiamo un altro screenshot di gameplay. Questo è uno screenshot del livello bonus che non fa mai male, un altro gameplay bello, quello del primo livello. E proprio peccato che ci abbiano appiccicato sopra a coprirlo quasi per metà il fantastico artwork di Knuckles, anzi fantastico orrendo, l'orrendo e fantastico allo stesso tempo artwork di Knuckles con sta faccia così tutta incazzata, non si capisce bene perché. Knuckles aveva un aspetto un pochino più furbo, meno scemo di questo qui. E che dire, allora ritorno un attimo su Sonic 3 dicendo che la versione americana, ripeto, ha una confezione, adesso io non ce l'ho qui sotto, ma ha sicuramente una confezione molto più bella, molto più accattivante e diversa anche dalle altre, perché contestualizza Sonic in un come posso dire, in una situazione di gioco, insomma è un po' difficile da dire a parole. Faccio un esempio, prendiamo Sonic 2 per Sega Master System, vedete questo disegno, praticamente vedete Sonic mentre insomma in questo caso vola come sappiamo, però è inserito in una situazione di gioco, cioè non è in uno spazio metafisico o sospeso nel nulla, cioè qui era in una sorta di foglio bianco beige nel nulla. Qui a parte Eggman, i vari piani che ho detto prima, che secondo me è costruito molto bene anche per questo, scusate, per questo per il multipiano, no? Però dove sono situati loro in questo momento? Sono in questa sorta di limbo, no? In questo posto vuoto e buio, quindi cioè è proprio un tipo locandina, no? Qui non si capisce niente, non si capisce dove sono, sono spiaccicati, gli sono sparati dentro la Carnival Zone. Qui invece abbiamo una ricostruzione di un livello, cioè in realtà non è una ricostruzione di un livello, è praticamente una ricostruzione di una situazione, no? Diciamo che c'è una sorta di... è quasi una fotografia, no? Sonic che sta andando sul suo deltaplano e Tails di sotto e Eggman che lo attacca. Adesso poi ne parleremo meglio di questo, di questa confezione, ma quello che mi interessava dire è che la confezione di Sonic 3 per statunitense è più simile a questa qui, cioè cala Sonic in un disegno più posso dire in un disegno, in una situazione più dinamica, insomma non così astratta come queste altre scatole. Bene, per adesso direi che basta. Ci becchiamo la prossima volta per le prossime recensioni e recensioni anche di packaging, sempre di Sonic.